nuova infrastruttura attesa da tanto tempo, da quando il sindaco Dario Nardella era minorenne, come ricordato dallo stesso primo cittadino metropolitano. Finalmente è stato tagliato il nastro alla nuova circonvallazione di Rignano sull'Arno dopo la fine dei lavori nei pressi della nuova rotatoria di Via Roma. Martedì 28 settembre Nardella ha inaugurato quest'opera di interesse sovracomunale insieme al sindaco rignanese Daniele Lorenzini, a Monica Marini, sindaca di Fontassieve e consigliera metropolitana con delega alla viabilità di zona, e dalla prima cittadina di Figline Incisa Valdarno Giulia Mugnai, oltre ai rappresentanti istituzionali di Reggello e Regione Toscana. Grazie a questa circonvallazione nel comune di Rignano noi risolviamo molti problemi legati alla viabilità nel centro urbano, agevoliamo tutto il traffico nell'area del Valdarno, per questo sono molto felice di essere qui. Credo che questa opera importante riguarda il mio territorio, vada in qualche modo a dare una mano anche ai territori vicini, perché una via come quella che passa attraverso Rignano, che mette in comunicazione la Val di Sieve, il Valdarno e addirittura Firenze, credo sia un'opera assolutamente importante. La definisco un'opera storica perché è datata ormai la progettazione dall'89 e credo in questi anni, dopo varie peripezie, varie problematiche legate quasi sempre a decisioni politiche, a volte anche non solo a decisioni politiche, finalmente siamo giunti a un'inaugurazione che io reputo per il mio territorio, per il nostro territorio, un'opera assolutamente importante. I lavori per la realizzazione della circonvallazione di Rignano sull'Arno sono stati divisi in due distinti lotti. Il progetto del primo lotto risale tra fine anni 80 ed inizio anni 90, mentre i lavori furono eseguiti a partire dal 1996 ed ultimati quasi interamente negli anni successivi. Nell'estate 2019 partirono i lavori del secondo lotto, ultimati pochi giorni prima dell'inaugurazione. Io vorrei veramente usare questa esperienza per denunciare con grande forza la pesantezza delle leggi e della burocrazia nel nostro paese. Non è accettabile che si finisca un'opera pubblica di 4 milioni e mezzo alla fine di 30 anni di lavori, interruzioni, modifiche, aggiornamenti, leggi che cambiano, normative che introducono novità, procedure amministrative che devono essere modificate in corso d'opera, ricorsi sugli appalti. Se noi vogliamo realizzare le opere del Recovery Fund, dobbiamo cambiare completamente metodo. Il costo complessivo dell'investimento è stato di 4 milioni e 300 mila euro. Questo è veramente un risultato importante, per il quale ringrazio naturalmente anche tutta la struttura tecnica del comune, della città metropolitana, che ha lavorato su questa importante opera, e quindi da consigliera metropolitana e da sindaca della mia comunità, insomma, è veramente importante essere qui. Quest'opera migliorerà naturalmente la qualità della vita dei cittadini perché andrà ad alleggerire il traffico sul Rignano e per tutta l'area, insomma, del Valdarno. Fiorentino.